Buongiorno a tutti e benvenuti al terzo ed ultimo appuntamento della seconda edizione del ciclo di webinar dedicati alla direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e a Syllabus, il nuovo portale della formazione del capitale umano della pubblica amministrazione, lanciato dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Il ciclo di webinar è realizzato da Forma SPA nell'ambito del progetto Dinamica Digitale, articolato in tre webinar. Il corso ha come obiettivo quello di illustrare con linguaggio semplice e accessibile i nuovi strumenti per la formazione del personale della pubblica amministrazione, la direttiva del Ministro per la PA e la nuova piattaforma Syllabus. Ricordiamo a tutti i nostri utenti che i tre webinar fanno parte di un percorso modulare con carattere di propedeutica. Pertanto, l'attestato di presenza, scaricabile da eventi PA, sarà rilasciato soltanto dopo che lo staff avrà verificato la presenza degli utenti almeno all'80% delle 20 ore. A condurre il webinar di oggi, che affronterà il tema Diventare utenti di Syllabus, istruzioni operative, saranno il dottor Salvo Angeletti, direttore dell'Ufficio per l'Innovazione Amministrativa, la Formazione e lo Sviluppo delle Competenze, la dottoressa Elisa Barba Giovanni Gasparo, funzionario dell'Ufficio per l'Innovazione Amministrativa, la Formazione e lo Sviluppo delle Competenze, e la dottoressa Anna Lucia Paoletti, funzionario dell'Ufficio per l'Innovazione Amministrativa, la Formazione e lo Sviluppo delle Competenze. I docenti dedicheranno gli ultimi 10 minuti di questa giornata a rispondere alle domande più frequenti che vi preghiamo di scrivere in chat durante il webinar. Grazie a tutti e buon webinar. Lascio la parola al dottor Angeletti. Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte, ben ritrovati in questo terzo appuntamento del ciclo di webinar sulla novità, diciamo, in materia di formazione e di sviluppo del capitale umano delle amministrazioni pubbliche. Ormai sapete tutto e questo nostro webinar è diventato un appuntamento quotidiano. In questo terzo appuntamento, come diceva la collega del Formez, che ringrazio, ci dedichiamo in maniera specifica alle istruzioni per l'uso della piattaforma Syllabus, nuove competenze per le amministrazioni pubbliche. Quindi la finalità del webinar è quella di fornire delle coordinate precise a chi deve entrare nella piattaforma, alle amministrazioni che devono ancora registrarsi, e anche delle indicazioni, diciamo, operative per chi è già utente della precedente piattaforma che aveva sviluppato il Dipartimento della Funzione Pubblica, perché le cose che diciamo ovviamente sono utili per tutti, anche per chi è già utente che dovrà o vorrà fare delle modifiche, caricare dei nuovi abilitare dei nuovi utenti sulla piattaforma e così via. Prima di lasciare la parola alle colleghe Elisa Barba Giovanni Gasparo, che avete conosciuto già ieri, e Anna Lucia Paoletti, che vi daranno appunto delle indicazioni molto operative, molto puntuali, io vorrei spendere due parole di introduzione, sempre per diciamo, ribadire un pochino le finalità e gli obiettivi di questa iniziativa di formazione e di comunicazione e il collegamento tra i temi che noi abbiamo trattato anche nelle giornate precedenti. Quindi un breve recap di quello che ci siamo detti e degli obiettivi cui noi tendiamo. Punto numero uno, siamo qui perché le recenti attività poste in essere dal Dipartimento della Funzione Pubblica, ma non solo, in materia di formazione e di sviluppo delle competenze e del capitale umano nelle amministrazioni pubbliche per attuare gli obiettivi del PNRR, ci sensibilizzano tutti, dipendenti, responsabili delle risorse umane, vertici delle amministrazioni, sulla necessità di tornare ad investire sulla formazione e sullo sviluppo del capitale umano. Eravamo partiti l'altra settimana con il primo webinar da dati molto sconfortanti inerenti alla formazione delle persone nelle amministrazioni pubbliche. I dati che presentavamo e che qua ho riepilogato, 3,20 minuti appena per ciascun dipendente nel 2020 sono, beh, uso un aggettivo forte ma ci sta tutto, sono assolutamente drammatici. L'obiettivo nostro è di invertire la tendenza e risalire la china, perché formare i dipendenti
argomenti per 3 ore e 20 minuti significa non formarli, significa acconsentire, diciamo, a che nelle nostre amministrazioni le conoscenze detenute diventino obsolete e poco utilizzabili, oppure rimettere la formazione alla buona volontà dei singoli dipendenti. L'una o l'altra cosa direi che non ce la possiamo permettere. Per questo, come dicevamo le volte scorse, è stata emanata una direttiva sulla formazione del ministro Zangrillo, del ministro per la pubblica amministrazione, che intanto fissa degli obiettivi quantitativi e direi suona un po' la sveglia e segna una ripartenza sulla necessità di 24 ore di formazione almeno per dipendente pubblico. Ovviamente. Questa è la media di trilussa, come pure la media di trilussa è il fatto che fino ad adesso, fino al 2020, ci siamo formati per appena 3 ore e 20 minuti. Molte amministrazioni hanno continuato ad investire sull'amministrazione. Le 24 ore, come scrive Maria Teresa, certo che possono essere raggiunte con tutti gli strumenti di formazione, non solo con Syllabus, anche con i piani aziendali. Quindi 24 ore è un obiettivo minimo per chi sta al di sotto, ma non è un obiettivo di livellamento. Per le amministrazioni che hanno investito di più possono, anzi devono, continuare ad investire ulteriormente nella formazione. Quello che noi mettiamo a disposizione è una piattaforma Syllabus che eroga a titolo gratuito per le amministrazioni pubbliche, potenzialmente a tutti i dipendenti pubblici, una formazione online sulle aree di competenza prioritarie individuate dal PNRR, la transizione ecologica, la transizione amministrativa e in particolare in questa fase la transizione digitale. Quindi non è che l'obiettivo delle 24 ore deve essere raggiunto necessariamente solo con la piattaforma Syllabus. Alle 24 ore medie per dipendente concorrono tutti gli strumenti formativi. Può accadere però, in assenza di altri investimenti, di altre opportunità, che alcune amministrazioni conseguano questo obiettivo anche attraverso l'utilizzo della sola piattaforma Syllabus. Prima considerazione, quindi dobbiamo invertire la tendenza sugli investimenti in formazione perché sono stati imbarazzanti, complice la spending review e i tetti di spesa alla formazione. Seconda considerazione, tutta la formazione è importante, ed è necessario formarsi su tutto se possibile, ma in questa fase, in questa stagione, vi sono, riteniamo, delle competenze che sono prioritarie perché trasversali a tutte le amministrazioni pubbliche, comuni a tutti i dipendenti, a prescindere dal posto in cui lavorano. Alcune di queste competenze hanno a che fare, per esempio, con le competenze digitali. Voi vedete in questa slide che avevo già presentato, nel 2019 la formazione ha investito solo 5 dipendenti su 100 relativamente alle competenze digitali. È un dato evidentemente anche questo molto basso, imbarazzante, perché l'avanzamento della tecnologia, l'affermazione del lavoro da remoto, la digitalizzazione dei servizi rivolti a cittadini e imprese impongono una piena padronanza delle competenze digitali. Ed è per questo motivo che noi, con le iniziative che abbiamo messo in campo e con la piattaforma Syllabus Nuove Competenze per le Amministrazioni Pubbliche, offriamo un primo catalogo di corsi, di opportunità formative sulle competenze digitali. Partiamo con le competenze digitali. La direttiva del ministro Zangrillo, come ci siamo detti, fa riferimento ad obiettivi quantitativi inerenti alle competenze digitali, quindi il target del 30% almeno dei dipendenti formati sulle competenze digitali al 31 dicembre 2023 riguarda queste competenze. Ciò nonostante, metteremo a disposizione sulla piattaforma Syllabus già da maggio altra formazione su altre competenze inerenti ad esempio alla transizione ecologica, corsi sulla sostenibilità ambientale, l'Agenda 2030, e sulla transizione amministrativa, corsi sulle novità del codice dei contratti che è stato appena emanato. Quindi la formazione attraverso Syllabus è un'opportunità, è uno strumento che mettiamo a disposizione delle amministrazioni pubbliche per fare due cose.
Sostanzialmente, sviluppare le competenze dei propri dipendenti e avere una fotografia del reale stato delle competenze, non per controllare puntualmente, diciamo, il singolo dipendente, ma perché una fotografia dello stato delle competenze dei dipendenti di un'amministrazione è fondamentale per calibrare adeguatamente e correttamente gli investimenti che noi andiamo a realizzare. Non una formazione massiva uguale per tutti, ma un percorso formativo personalizzato che muove dall'analisi delle competenze possedute da ciascun singolo dipendente, che va quindi a colmare, che va a colmare queste le lacune eventualmente registrate. Per questo noi abbiamo definito un modello di competenze digitali, abbiamo implementato la piattaforma online che abbiamo presentato nel corso dei webinar precedenti e che oggi vi illustreremo nelle funzionalità operative, e abbiamo implementato un catalogo della formazione. Concludo dicendo che, ricordando, diciamo, quelli che sono i principi ispiratori di questa iniziativa. Perché dovremmo dedicare tempo alla formazione? Perché formarsi? Le motivazioni sono molteplici, e tra le tante ipotizzabili io qua ne ho sintetizzate alcune. Sono riconducibili tutte ad un denominatore comune, direi, che è la formazione, che è il fatto che la formazione crea valore per le persone. E la formazione, significa dare una prospettiva, di crescita alle persone, si spera professionale, di carriera, ma anche, di consapevolezza del ruolo e di capacità di fronteggiare le sfide quotidiane su cui tutti noi combattiamo sui vari fronti. La formazione è utile per le amministrazioni, ma è anche, un valore per le amministrazioni pubbliche. Per questo diciamo che formarsi. Non lo diciamo noi, l'hanno detto i ministri che si sono succeduti, e gli atti anche normativi che sono stati adottati. Formarsi è un'attività equiparata all'attività lavorativa a tutti gli effetti. La formazione, infine, deve essere misurata in termini di valore creato per i nostri utenti, per gli utenti dei servizi. E questo è l'indicatore ultimo, direi, della formazione. Ed è questo il motivo per cui ci formiamo. Quando ieri alcuni colleghi dicevano come modificare la cultura organizzativa, come abbattere alcuni ostacoli interni, è una sfida, è un lavoro molto complicato che dobbiamo diciamo, svolgere su più fronti, tecnologici, organizzativi, che chiama in causa tutti i principali attori delle nostre amministrazioni, ma dobbiamo diciamo, giocare questa partita e vincere questa sfida, perché la formazione e lo sviluppo delle competenze delle persone è l'ingrediente principale per migliorare la performance individuale e la performance delle nostre amministrazioni. Ci sarebbero tante altre cose da dire, ma io mi fermo qua perché intanto non voglio rubare spazio alle presentazioni, diciamo, operative delle colleghe, sulla modalità di accesso alla piattaforma e sulle funzionalità, un tema che ovviamente mi interessa molto. Come ieri, raccoglieremo le domande che voi ponete, e già ce ne sono, diciamo, abbastanza, e nell'ultima parte del webinar daremo una risposta quanto più puntuale possibile a tutte le domande, rinviandovi poi agli altri canali informativi, che sono l'help desk sulla piattaforma Syllabus per eventuali problemi, segnalazione di eventuali malfunzionamenti e così via, ma anche per la sezione FAQ, che stiamo progressivamente implementando unitamente a delle video pillole che didascalicamente vi possono essere utili, perché indicano cosa fare per accedere alla piattaforma, cosa fare per registrarsi, cosa fare per fare l'assessment e così via. Poiché però la voce degli umani è sempre più utile, visto che noi siamo umani, cedo la parola ad Elisa, alla dottoressa Barba Giovanni, che ci parlerà appunto di quello che sto dicendo. Grazie. Grazie mille, direttore. Grazie a tutti i partecipanti che anche oggi sono numerosissimi. Spero che mi vediate bene, mi sentiate bene. Diciamo, ho condiviso le slide.
Sì, oggi, come avevamo accennato ieri, dedichiamo questa parte di questo appuntamento a delle istruzioni operative, perché intendiamo darvi, diciamo, tutte le informazioni necessarie affinché voi diventiate utenti del Syllabus. Per chi non era presente ieri, abbiamo visto una panoramica, della piattaforma, abbiamo potuto, discutere rispetto ai criteri di progettazione, no? Vi ho spiegato un po' l'evoluzione delle funzionalità. Quello che abbiamo oggi è solo una piccola parte di quello che pensiamo sia necessario affinché si possa effettivamente abilitare il dipendente pubblico alla formazione. Ma vedrete questa piattaforma nascere e crescere. Durante il periodo in cui la utilizzerete. Oggi parliamo invece di una parte molto importante che riguarda la modalità di accesso delle PA, quindi il cosiddetto onboarding all'interno del syllabus e quindi anche il ruolo dei responsabili legali o dei delegati in questa fase. Queste slide rappresentano una guida che permette di dare una serie di indicazioni e di istruzioni operative che vi permetteranno di avere già un primo approccio alle funzionalità che abbiamo pensato per voi e che per voi sono dedicate. E in particolare, oggi vedremo appunto quali sono le tipologie di utenti. Riprendo un po' quello che abbiamo discusso ieri, cercheremo di approfondirlo, e le modalità di accesso delle PA. Quindi chi può fare questo tipo di attività, quali sono le procedure, quali sono gli strumenti. Mi raccomando, non perdete l'intervento successivo. Che è dedicato alle funzionalità dell'amministratore dell'amministrazione del discente che farà appunto la collega Anna Lucia Poletti. E poi dedicheremo, come fatto ieri, l'ultima parte dell'incontro a rispondere a tutte le domande che perverranno. Andando nel dettaglio, quindi la slide l'avete già vista ieri, quali sono gli utenti che abbiamo previsto per la piattaforma Syllabus? Il discente, l'amministratore della formazione, il rappresentante legale o suo delegato. Ognuno dei tre ha delle funzionalità e delle necessità specifiche che abbiamo cercato di approfondire e di tradurre in funzionalità. Il discente è colui che segue appunto il percorso formativo, si trova diciamo della formazione, quindi un percorso di formazione. E può ottenere i badge, ottiene dei badge. Abbiamo visto ieri che i badge possono essere di tipo digital oppure open badge e riesce in qualche modo a monitorare anche il suo avanzamento per essere consapevole insomma, del percorso che sta realizzando. L'amministratore ha qualche funzionalità in più perché deve riuscire a gestire anche l'anagrafica dei discenti, può assegnare ulteriore formazione laddove diciamo, il percorso lo prevede, attenzione, poi su questo la collega sicuramente vi spiegherà con più dettaglio, e sicuramente ha la necessità, proprio per portare a termine il suo lavoro, di monitorare gli avanzamenti diciamo, del discente. Abbiamo detto ieri che, per esempio, una delle prossime, diciamo, funzionalità in rilascio, vi ho anche anticipato che sarà molto a breve, entro la prima settimana di maggio, è quella di seguire la formazione in maniera molto più capillare rispetto a quella che abbiamo oggi in produzione, diciamo, in esercizio online. E infine, proprio la parte sulla quale mi vorrei soffermare oggi io, in questo brevissimo intervento, è quella relativa al rappresentante legale o suo delegato. Ecco, questa è una figura che abbiamo pensato sia necessaria affinché si possa fare in modo che l'ente aderisca al syllabus, quindi alla piattaforma. In maniera trasversale, vi ripeto quanto detto ieri, c'è la novità, diciamo, il valore aggiunto di questa piattaforma rispetto alla precedente esperienza, per chi magari avesse avuto modo già di conoscerla, competenze generali per la PA, il valore aggiunto è che appunto l'utente sul syllabus è un'utenza di tipo multiruolo. Quindi non dovrà fare la, diciamo, doppia, tripla autenticazione per agire con ruoli differenti, ma entrando un'unica volta all'interno del sistema potrà essere riconosciuto dal sistema come discente e come amministratore laddove lo fosse e vi verranno, diciamo, si verrà ad essere abilitato un set di funzionalità che è coerente appunto con il ruolo che ricopre. In più ogni amministratore può gestire la formazione di più enti. Questa, diciamo, è una funzionalità che abbiamo pensato anche per le piccole realtà e magari può venire incontro anche
anche a questo tipo di necessità. Entriamo nel dettaglio del rappresentante legale. È diciamo, una figura che assume un ruolo soprattutto nella fase iniziale del processo di adesione dell'ente alla piattaforma. Allora, noi abbiamo voluto evidenziare in ogni parte che ciò che interessa, diciamo, è una figura che si occupi materialmente di questa attività e che può essere anche un suo delegato. Noi non andiamo all'interno della piattaforma a gestire la delega, ci serve, diciamo, una figura, una persona che si autentichi al sistema, poi vedremo come, cercherò di spiegarvi bene la procedura, e che abbia accesso a una PEC, che è la PEC istituzionale, che in qualche modo rappresenta il momento di conferma dell'adesione, però di questo ne parleremo tra un po'. Cosa fa il rappresentante legale? Qual è il suo obiettivo? Quali sono il suo scopo? Può registrare una o più amministrazioni laddove fosse necessario, può aggiunge uno o più amministratori che si occupano di gestire la formazione per l'ente. Per esempio, abbiamo ritenuto importante che almeno un amministratore fosse dichiarato già nel momento in cui si completa il processo di adesione. Avvenuta la registrazione, può essere anche lui un discente, perché no, nell'ottica appunto del multiruolo che vi spiegavo poc'anzi. Molte domande sono pervenute ieri su questo, per il cambio nominativo del delegato rappresentante legale, quindi del rappresentante legale o sul delegato. Ho chiarito ieri, lo ripeto oggi, nelle more diciamo, dell'istituzione, della messa in esercizio, della messa online di una funzionalità dedicata a questo, vi chiediamo, laddove necessario, di inviare una PEC all'indirizzo syllabus@pec.gov.it con i dati del nuovo rappresentante legale o delegato rappresentante legale, comunque la figura che volete che appaia, diciamo, come referente per l'amministrazione, per l'onboarding dell'ente. Entriamo nel dettaglio. Allora, come registrare una PA? Davvero cercherò di metterci pochissimo tempo perché la collega Anna Lucia Poletti ha tante tante funzionalità da spiegarvi. Partiamo dall'entry point, cioè dal punto iniziale, che è il sito pubblico. Ovviamente dal sito pubblico, che abbiamo visto ieri essere la vetrina principale della piattaforma, dove si possono ritrovare, tutte le informazioni, le modalità di adesione, ci sono anche le FAQ, c'è anche il canale di assistenza, per eventuali chiarimenti o segnalazioni o malfunzionamenti, che vi ho spiegato essere in fondo alla pagina delle FAQ, basta premere il pulsante scrivi all'assistenza. Ecco, il sito pubblico consente di registrare la propria amministrazione. Ovviamente dovrebbe farlo il rappresentante legale, lo può fare anche un suo delegato, e lo fa attraverso il pulsante Entra. Adesso vedremo il primo passaggio nella slide successiva. Vi annuncio che è possibile cercare anche se la propria amministrazione è già registrata a Syllabus. Lo potrete fare in area pubblica a brevissimo, appunto nella prossima versione che vi ho già detto essere ai primi di maggio. Nell'attesa di ciò, vi faccio vedere qual è il primo passaggio. Quindi inizia la procedura di registrazione di un ente. Prima di iniziare volevo permettervi che queste slide rappresentano una guida operativa. Il direttore vi ha già accennato che esistono altri strumenti che abbiamo pensato utili per diventare utenti del Syllabus, ma in primis quello che abbiamo pensato quando abbiamo progettato queste funzionalità era che le funzionalità stesse dovessero essere talmente tanto semplici da non dover avere reale necessità di una guida. Quindi quello che vi invito, diciamo, a riflettere, su quello che invito a riflettere e su quello che volevo esprimere è appunto l'idea, diciamo, di semplificare le funzionalità talmente tanto che le guide a un certo punto diventano quasi superflue. Però laddove non fosse così, è giusto che le guide esistano e le abbiamo messe a disposizione. Così come appunto questo webinar che, appunto, come diceva il direttore, dalla voce delle persone a volte si apprende meglio. Allora, il primo passaggio è entrare all'interno della piattaforma. Si entra appunto, come abbiamo chiarito, tramite SPID, CIE e CNS. Questi sono i metodi che sono stati, diciamo, che devono essere utilizzati. Dopo l'autenticazione, alla quale ormai tutti siamo abituati, si passa al passaggio numero 2.
Su questa schermata permette di scegliere se cercare un'amministrazione per verificare se effettivamente esiste ed è presente sulla piattaforma, lo posso fare appunto col pulsante cerca la tua amministrazione, oppure posso iniziare la procedura di registrazione dell'amministrazione. La procedura di registrazione, come vedete dalla seconda schermata, permette di avviare la procedura, dove se è necessario specificare le informazioni del soggetto che è rappresentante legale, quindi l'indirizzo mail, il recapito telefonico, il titolo, l'area di studio, il ruolo presso l'ente e così via. Premendo il pulsante Procedi, quindi si passa alla ricerca dell'amministrazione che si vuole registrare. Si fa riferimento in questo caso all'archivio IPA, l'Indice Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni. Laddove non fosse presente, potrete segnalarcelo, lo potete segnalare anche e noi provvederemo a verificare. E laddove non fosse presente su IPA, vi chiediamo di registrarvi, perché da IPA prendiamo non solo il nominativo, ma anche le PEC istituzionali alle quali puoi inviare la conferma di registrazione, così come vedete nella pagina, nell'immagine a fianco. Quindi, ammesso che voi ci siate su IPA, vi potete cercare, quindi cercate la denominazione dell'amministrazione, la ritrovate, la selezionate. Nella pagina successiva vedete il passaggio seguente. Si dovrà selezionare l'indirizzo PEC, dove riceverete la mail di conferma. È una semplicissima mail di conferma che però a noi ci consente di verificare l'identità di chi sta procedendo alla registrazione, chi è intenzionato a fare l'adesione. Come vedete, è del tutto autonomo, del tutto indipendente, non ci sono passaggi burocratici che possono rallentare la procedura. Ipoteticamente potete seguire questa procedura nel giro di 10 minuti, il vostro ente sarà registrato su Syllabus. Allora, passaggio successivo, passaggio numero 7. Nel menu a tendina ritrovate le PEC che noi riscontriamo essere presenti all'interno dell'archivio IPA. Ne selezionate una, quella per la quale avete accesso, e premete conferma. Il passaggio successivo è appunto essere, diciamo, consapevoli di aver accesso alla PEC. Quindi, quando si preme il pulsante Ho capito, dovete andare a leggere la vostra casella PEC e ritroverete la mail che vedete a destra, che vi chiede appunto conferma della registrazione. Seguendo le istruzioni, premete il pulsante conferma, avverrà la conferma della registrazione la seconda fase, che è la conferma della registrazione del vostro ente su Syllabus, e vi chiederemo semplicemente di confermare questi dati, che vedete nella slide successiva, passaggio 5 di 6. Questi dati sono semplicemente dati di riepilogo, sono dei dati che comunque saranno registrati a sistema. Premendo sul pulsante Procedi, si passa al penultimo passaggio di conferma. Come vi accennavo poco fa, crediamo sia necessario concludere questa procedura inserendo almeno un amministratore della formazione. Questo consente poi all'amministratore di entrare all'interno della piattaforma e di iniziare, diciamo, la configurazione della formazione per i dipendenti. Quindi qua avete due opzioni, abbiamo cercato di semplificare. Si potrà o dire tramite diciamo, la funzionalità esposta al passo numero 11, dire sono io stesso l'amministratore, quindi non ho necessità di inserire una nuova anagrafica, e questo per esempio l'abbiamo pensato per gli enti di piccole dimensioni, oppure si potrà inserire uno o più amministratori attraverso il pulsante che vedete in basso, inserisci un amministratore. Questo praticamente non farà altro che aprirvi un'altra schermata che vi consente di inserire l'anagrafica per l'amministratore o gli amministratori. Lo dovete ripetere tante volte per quanti amministratori volete inserire. Nel caso appunto in cui vogliate inserire altri amministratori, abbiamo riportato il form, quindi la schermata con i dati che poi vi chiederemo di inserire, quindi il nome, il cognome, il codice fiscale, l'email istituzionale, sono i soliti dati che avete già inserito per la registrazione appunto del rappresentante legale o suo delegato. E, fatto ciò, in pratica non resta che confermare.
Quindi accettando i termini d'uso, l'informativa alla privacy, comunque essendo consapevoli di delle informazioni che sono state inserite all'interno della piattaforma, con il pulsante conferma e invia, avete praticamente concluso la procedura di adesione dell'ente al syllabus. Ciò cosa significa? Significa che gli amministratori che sono stati registrati riceveranno una mail che li informa che sono stati, diciamo, designati come amministratore della formazione per l'ente e potranno utilizzare le loro credenziali SPID, CIE o CNS per accedere alla piattaforma Syllabus e iniziare il percorso di configurazione dell'ambiente per la formazione dei dipendenti, quindi il caricamento dei dipendenti e così via. E qui, diciamo, do la parola alla dottoressa Anna Lucia Paoletti, eccola, che vi spiega poi cosa succede, dopo l'adesione dell'ente, quindi quali sono le funzionalità che, la piattaforma offre, per diventare utenti del Syllabus, sia come amministratori che come discenti. Io mi fermo qui, nel frattempo leggo le domande, cercherò di dare risposta a tutte. Spero di essere stata chiara. Una buona giornata. Buongiorno, ben trovati. Intanto chiedo alle colleghe di caricare la mia presentazione. Nel frattempo che aspettiamo di visualizzarla, vorrei fare alcune premesse. Allora, innanzitutto, tutto quello che vedremo insieme, come ha già anticipato Elisa, è presente nei manuali operativi. Dove li trovate questi manuali operativi? Che sono veramente delle guide utenti, dei PDF molto dettagliati, sia per il profilo dell'amministratore che per quello del discente. È presente nella sezione delle FAQ, quindi andate nel menu come funziona che è posto in alto a destra, FAQ, nella barra del laterale che trovate a sinistra c'è il link proprio per scaricare il manuale operativo. Quindi lì trovate diffusamente spiegato nel dettaglio davvero ogni funzionalità che adesso vedremo insieme. Dopodiché, la seconda premessa, più che altro è una rassicurazione che volevo fare a tutti gli utenti che hanno avuto già esperienza con la vecchia piattaforma, mi riferisco a competenze digitali per la PA. Assolutamente tutto quello che è stato fatto nella vecchia piattaforma è stato migrato integralmente in Syllabus. Quindi che vuol dire tutti i dipendenti che avete già caricato li ritroverete ugualmente in questa piattaforma, tutti i percorsi che sono stati eseguiti li ritrovate, quindi effettivamente i test di assessment, i corsi, i test post formazione, è presente ogni cosa, quindi non dovete ricominciare da capo, ma semplicemente proseguire quello che avete fatto. Ovviamente mi riferisco anche agli amministratori, potete entrare tranquillamente, che non so se ricordate, nella vecchia piattaforma erano chiamati i referenti della piattaforma, possono proseguire tranquillamente le loro attività. Inserire nuovi discenti, inserire nuovi colleghi, amministratori che l'aiuteranno nella gestione tranquillamente. Quindi è soltanto un passaggio tecnologico, ma riportiamo integralmente tutte quante le informazioni. Come diceva bene Elisa, adesso noi vediamo insieme la piattaforma. Com'è in questo momento? Tenete presente che è in continua evoluzione perché comunque noi teniamo anche conto dei vostri suggerimenti, anzi vi invitiamo assolutamente a darci suggerimenti, proposte di miglioramento sono ben accette e quindi ovviamente la piattaforma potrebbe subire delle modifiche, delle aggiunte di funzionalità, quindi questa presentazione ovviamente si riferisce all'oggi, a com'è esattamente in questo momento, come la potete trovare se fate accesso. Ok, adesso possiamo procedere, quindi fatte queste premesse dovute, iniziamo la nostra esplorazione nella piattaforma. Allora, abbiamo detto che i ruoli che possono entrare in questa piattaforma sono i tre: i delegati rappresentanti legali, quindi che si occupano della registrazione dell'ente e degli amministratori, gli amministratori che sono esattamente coloro che si occuperanno di gestire sia i dipendenti che la loro formazione. E i discenti, quindi effettivamente coloro che possono fruire dei percorsi formativi che troviamo all'interno della nostra piattaforma. Anche se ovviamente la piattaforma mette a disposizione delle funzionalità differite per i ruoli, ci sono alcuni punti di contatto che adesso vedremo insieme.
La prima ovviamente è l'accesso. Per i nuovi censiti, quindi coloro che sono stati inseriti in piattaforma nella nuova, quindi in Syllabus, hanno ricevuto un'email che appunto li informa di questa registrazione. Qui c'è un pulsante di accedi al Syllabus, altrimenti per tutti quanti, sia per i nuovi che per i vecchi, diciamo, discenti di competenze, il pulsante è quello che trovate nel sito pubblico, quindi nel portale pubblico di Syllabus, in alto a destra. È inequivocabile perché riporta l'etichetta entra. Che cosa accade quando facciamo il primo accesso? Quindi sia se siete nuovi utenti appena censiti, sia che siete vecchi utenti, quindi della precedente piattaforma, che ancora non entrano su Syllabus, ok? Quindi non dovete fare registrazione, ma solo accesso. Che cosa accade? Vi accoglie una maschera di onboarding, semplicemente vi chiede di inserire alcuni dati mancanti di profilazione e di accettare ovviamente i nuovi termini di privacy. E dopodiché quindi potete effettivamente entrare. Vorrei spendere due parole perché nel frattempo, appunto, che il direttore e la collega Elisa parlavano, ho sbirciato un po' le domande rispetto alle modalità di autenticazione. Perché abbiamo scelto SPID CCNS? In realtà non è una scelta, ma è proprio una disposizione di legge, ovvero voi sapete bene che dal 1 ottobre 2021 è obbligatorio per tutte le pubbliche amministrazioni di consentire come esclusive modalità di autenticazione queste tre. Le vecchie credenziali non è assolutamente più possibile utilizzarle. E vorrei far presente che anche per i nostri colleghi che risiedono all'estero non c'è nessun problema perché è possibile attivare lo SPID in qualunque parte del mondo. La condizione necessaria qual è? È quella di disporre di un codice fiscale, ma siccome sono colleghi, sono dipendenti della pubblica amministrazione italiana, è inevitabile che abbiano un codice fiscale, quindi devono necessariamente attivarlo. La seconda motivazione, tra l'altro, anche il fatto che il PNRR ci chiede di spingere su queste modalità in modo tale da rafforzare sempre più il discorso dell'identità digitale. E il terzo punto è il fatto che nel momento in cui noi passeremo dal rilascio dei digital badge agli open badge, questi sono degli attestati riconosciuti a livello internazionale ed è pertanto necessario per noi del Dipartimento della Funzione Pubblica che rilasciamo questi attestati sapere perfettamente in maniera inequivocabile che si tratta esattamente di quella persona. Quindi noi dobbiamo cercare certificare in modo sicuro quella data persona e questo ce lo garantisce in maniera forte e qualificata l'identità digitale riconosciuta tramite SPID, CIE e CNS. Quindi spero di aver chiarito già questo primo aspetto, altrimenti ovviamente fatemi domande che risponderò alla fine. Abbiamo detto quindi che dopo il primo accesso abbiamo la profilazione e che consente di inserire alcuni dati personali e professionali che possiamo in qualsiasi momento rivedere e rettificare accedendo alla sezione profilo che trovate in alto a destra dove c'è l'icona dell'omino stilizzato. Attualmente so che purtroppo non è possibile modificare la propria email, ma vi rassicuro che è una delle prossime modifiche che rilasceremo, è proprio quella di poter modificare sia lato amministratore che lato utente, quindi direttamente la propria email istituzionale. Cosa troviamo all'interno della pagina di profilo, quindi oltre ai miei dati personali e professionali? Anche il flag dell'accessibilità, ovvero per cercare di fare in modo di avere una piattaforma sempre più inclusiva, permettiamo di poter flaggare il check che troviamo rispetto quindi alla possibilità di poter disporre della maggiorazione del 50% del tempo in più per ogni domanda che troveremo nei diversi test che saremo chiamati ad eseguire all'interno della piattaforma. Badate bene, però è un flag che può essere utilizzato soltanto dagli aventi diritto, quindi effettivamente quelle persone che hanno una opportuna certificazione medica che riconosce dei disturbi dell'apprendimento e delle disabilità sensoriali e cognitive. Considerate che nel momento in cui fleggate questo check, l'amministratore lo vede, cioè sa esattamente che state svolgendo i test beneficiando di questa maggiorazione, quindi è dedicato soltanto a chi davvero ne ha bisogno.
Terzo punto, terza funzionalità comune per tutti quanti i ruoli è ovviamente l'accesso alle FAQ e all'assistenza. In realtà questa sezione che trovate, come dicevo prima, nella voce di menu come funziona, spiega sia l'iniziativa, quindi che cosa si intende fare formazione sul syllabus, vi illustra proprio il vocabolario, quindi il lessico che noi utilizziamo all'interno di questa piattaforma, e c'è quindi anche l'accesso alle FAQ che noi costantemente stiamo alimentando anche a valle dei webinar che stiamo conducendo in questi giorni, quindi anche grazie alle vostre domande. Vi dicevo che qui dentro c'è il manuale anche operativo, ovviamente che è peculiare per il ruolo con cui vi siete loggati, quindi amministratore o discente, e in basso, in fondo, quindi se non trovate risposta ai vostri quesiti all'interno delle FAQ, comunque tranquilli perché in basso c'è il link per accedere alla forma di assistenza, quindi potete contattarci per problematiche e dubbi. Anche nell'area pubblica, cioè, ci sono le FAQ con la forma di assistenza ed è allocata esattamente nello stesso punto, quindi sempre sul link in alto c'è poi la sottovoce di menu FAQ con il link posto in basso per accedere all'assistenza. Veniamo adesso ad analizzare le funzionalità del primo ruolo, quindi diciamo che la struttura è gerarchica, quindi c'è il delegato rappresentante legale, gli amministratori e i discenti. L'amministratore è un ruolo particolare, il quale è chiamato non soltanto a gestire la formazione dipendente all'interno del proprio ente sulla piattaforma Syllabus, ma esso stesso può essere anche configurato come discente, quindi effettivamente fruire dei percorsi formativi. Comunque vi spiegherò tutto tra qualche istante. Supponiamo quindi il caso che abbiamo un amministratore configurato anche come discente, quindi deve sia gestire la formazione che fruirne. Cosa presenta la home? Presenta esattamente questo status, ovvero mette a disposizione una serie di shortcut che adesso vi faccio vedere, che consentono di accedere nella stessa login sia alle funzionalità di amministratore sia a quelle di discente, quindi non c'è bisogno di fare login, logout. Possiamo fare tranquillamente ambo le cose nella stessa sessione di navigazione. Come faccio? Allora, sicuramente la prima modalità è quella che vedete con il rettangolo arancione. Sono semplicemente due tab, quindi due link. In base a quello che clicco, mi cambierà ovviamente il pannello che vedete invece cerchiato in rosa. Quindi, se seleziono le funzionalità e il ruolo amministratore, vedrò le funzionalità riservate per questo ruolo. Altrimenti, seleziono discente, mi darà accesso a quello che è il mio percorso formativo. La stessa cosa riprodotta in maniera però più flat, diciamo così, nel menu posto in alto a destra. Ci sono una serie di link che mi permettono prima di tutto di poter accedere al mio percorso formativo come discente. In fondo invece abbiamo il menu che mi consente di accedere alle funzionalità operative di amministratore e lo trovate con l'etichetta gestione. Come ha detto Elisa, però, un amministratore può essere censito tale, designato tale anche per più di un ente. In questo caso, ovviamente, il sistema, prima di consentire effettivamente la reale gestione per quell'ente, mi chiede per quale amministrazione io voglio operare. Quindi possiamo fare questa scelta in qualsiasi momento. È un banner che è sempre presente, quindi possiamo selezionare l'amministratore, l'amministrazione e gestire i relativi utenti per quell'ente. Quali sono le quattro funzionalità importanti dell'amministratore? Torno un attimo nella home così vi faccio vedere meglio nel dettaglio. Sono nell'ordine, guardiamo il rettangolo rosa, l'anagrafia, quindi abilitare in piattaforma, la creazione dei gruppi, l'assegnazione e la gestione della formazione e il monitoraggio. Veniamo quindi alla prima, l'anagrafica utenti, che vuol dire che deve gestire i dipendenti all'interno della piattaforma. L'amministratore deve censirli, quindi deve inserire. Può modificarli o può anche disabilitarli. Veniamo in ordine. Questa pagina che cosa mi presenta innanzitutto? Vedete bene che in corrispondenza del numero 1 io ho due tab, ci sono i discenti e gli amministratori. Questo perché? Perché la piattaforma proprio gestisce in maniera separati questi set di utenti, ovvero da una parte ho la gestione di tutti coloro che dovranno solo fruire della formazione, quindi discenti. Nell'altro tab io ho quelli invece che mi aiuteranno alla gestione della formazione, quindi gli amministratori. Se io volessi configurare un mio collega solo come amministratore, ovviamente io selezionerò il tab dell'amministratore e farò le azioni che adesso vi dico per fare l'inserimento all'interno di quell'area. Se ad esempio invece io un amministratore voglio renderlo anche discente,
dovrò sia inserirlo all'interno del tab amministratori sia all'interno del tab discente. Questo proprio per consentire anche eventualmente di separare e di mantenere separati questi due ruoli. Cosa troviamo altro all'interno della pagina? Abbiamo sicuramente la tabella che mi riepiloga tutti quanti i discenti che abbiamo censito con il relativo stato, quindi se sono registrati o meno, quindi se hanno fatto almeno un accesso in piattaforma o no. Ho la possibilità di poter vedere in sola visualizzazione i suoi dati, sia personali che professionali. Posso modificarli. Che vuol dire modificare? Ovviamente non tutto. L'amministratore può modificare, ad esempio, il ruolo, quindi trasformare un discente in amministratore, o fare esattamente il contrario, quindi un amministratore regredirlo, diciamo così, soltanto al ruolo di discente. Può abilitarlo o disabilitarlo. Quando è che disabilitiamo un utente? Quando, ad esempio, un collega è andato in pensione oppure si è dimesso, quindi effettivamente non deve entrare più nella nostra piattaforma, non deve più contribuire, ecco, anche alla rendicontazione della nostra formazione, possiamo disabilitarlo. All'interno della pagina ho il pulsante, quello corrispondente al numero 2, per inserire quindi o un nuovo discente o un nuovo amministratore. Vuol dire anche con l'inserimento intendiamo anche la mobilità, ma è un concetto che vi spiego tra pochissimo. E poi l'accesso allo storico degli inserimenti, ovvero un link che mi riporta poi a poter visualizzare tutte le azioni di inserimento che abbiamo eseguito all'interno di questa piattaforma. Veniamo quindi nel dettaglio all'inserimento dei nuovi discenti e nuovi amministratori. Possiamo inserirli soltanto tramite la procedura massiva. Che cosa vuol dire? È una procedura che viene eseguita tramite un file. Quindi si presenta un wizard, una guida, che come primo step ci chiede di scaricare un file Excel. Attenzione a non modificare in alcun modo la struttura. È molto precisa, ci sono davvero quattro dati molto semplici: nome, cognome, codice fiscale ed email istituzionale della persona che dobbiamo, o delle persone, ovviamente dobbiamo censire. Che cosa bisogna fare? Soltanto compilarlo. Quindi noi effettivamente aggiungiamo record per ogni persona che dobbiamo aggiungere. Mi raccomando, non mettete altre colonne. Potete fare il copia e incolla dalle vostre anagrafiche, quindi copia per valore, ma non alterate in alcun modo la struttura. Una volta quindi che abbiamo compilato il file, lo salviamo e l'altro step qual è? Quello di caricarlo a sistema. Quindi lo stesso Excel che abbiamo compilato lo carichiamo a sistema e lanciamo la procedura che è asincrona, che vuol dire che in maniera sequenziale il sistema analizza questo nostro Excel. Mano a mano che inserisce quindi il singolo utente corrispondente ad un record preciso, invierà contestualmente una mail che notifica l'iscrizione di quella persona alla piattaforma. Quindi da quel momento il discente può accedere alla piattaforma ed eseguire il proprio percorso formativo. Dato che però è asincrona, ovviamente l'amministratore deve avere un modo per verificare che tutto sia andato ok, perché è un momento, diciamo, a posteriori al click sull'avvio della procedura. Ecco qui che ritorna il link che vi ho fatto vedere nell'altra pagina dello storico inserimenti. Come vedete c'è una tabella che mi riepiloga tutti gli inserimenti che ho fatto con lo stato, quindi se è andato a buon fine, è ancora in elaborazione, parzialmente elaborato, quindi significa che qualcosa non è andato bene, oppure fallita. In questo caso abbiamo messo a supporto due file, quindi per ogni record, ogni inserimento che abbiamo, ci sono due file Excel. Il primo è quello di input, quindi quello che abbiamo dato in pasto al sistema. Il secondo è quello dell'esito. Questo è importantissimo perché riepiloga record per record che abbiamo caricato se la procedura è andata a buon fine, quindi quell'utente è stato censito, oppure no. Ed in questo caso aggiunge un errore parlante che effettivamente spiega qual è il motivo per cui non è andata a buon fine l'inserimento per sempre per quel dato record. Seconda funzionalità, la gestione dei gruppi. Cosa intendiamo per gruppi? Questo semplicemente, scusate, una cosa importante per l'inserimento era il concetto di mobilità. Ovvero, se ad esempio arriva un collega da un'altra amministrazione, voi tranquillamente potete censirlo all'interno della piattaforma per il vostro ente, seguendo la procedura che vi ho appena indicata. Quindi il discente porterà con sé tutto il percorso che eventualmente ha già compiuto per l'amministrazione di partenza. Quindi semplicemente voi lo caricate all'interno della piattaforma.
Veniamo quindi invece alla gestione dei gruppi. Questa, diciamo, non è un obbligo, è semplicemente un utility che abbiamo messo a disposizione. Che cosa vuol dire? L'abbiamo intesa come un partizionamento logico dei discenti. Banalmente, noi dobbiamo circoscrivere dei gruppi, non lo so, il gruppo tecnico, il gruppo documentale, i neoassunti ai quali vogliamo dedicare magari delle assegnazioni, delle formazioni particolari. Possiamo creare questi gruppi che ci aiutano quindi a gestire meglio poi le assegnazioni che in futuro ci saranno. Dentro questa pagina, quindi, ho sicuramente il riepilogo di tutti i gruppi che io ho fatto, quindi diciamo che ci sono una serie di box che riepilogano tutti quanti i gruppi che io ho inserito. Posso in questo caso vederne il dettaglio, effettivamente quali sono i partecipanti. Posso anche agire su questi gruppi, che vuol dire posso aggiungere o eliminare dei componenti del gruppo, o addirittura eliminare il gruppo stesso, che non significa cancellare discenti che ne fanno parte, semplicemente eliminare questa partizione logica, però tutto quello che è stato assegnato al discente rimarrà, quindi non andiamo a toccare, inficiare in alcun modo al discente e al percorso che eventualmente ha compiuto quando era all'interno di quel dato gruppo. Come per l'inserimento che abbiamo visto dei singoli discenti, anche in questo caso abbiamo messo un link che mi riepiloga lo storico degli inserimenti, quindi effettivamente tutti gli inserimenti dei gruppi che io ho realizzato con gli eventuali errori, che funziona esattamente allo stesso modo del caricamento massivo degli utenti che vi ho spiegato qualche minuto fa. Vediamo invece come si crea un gruppo. Allora, c'è il pulsante, quindi crea gruppo e prevede una procedura, anche qui guidata, di due step. Il primo è obbligatorio perché comunque è l'inserimento dei dati necessari alla creazione di un gruppo, il nome e la descrizione. Il secondo step, che è la seconda schermata che vedete a fianco, possiamo rimandarla anche in un secondo momento. Questo step riguarda la definizione di chi dovrà comporre quel dato gruppo e come possiamo definire questa partecipazione. In due modalità, come vedete, due pulsanti, o tramite anagrafica oppure tramite il caricamento di un file. Badate bene che una persona può appartenere ad un gruppo soltanto, questo serve per poter gestire in una maniera più pulita e corretta le eventuali assegnazioni. Che vuol dire selezionare gli utenti da anagrafica? Cliccando sul pulsante, il sistema mi elenca tutti quanti i discenti, un po' come la tabella che abbiamo visto nella pagina di anagrafica. Quindi io ho la tabella con tutti quanti i miei discenti, eventualmente posso anche ricercarli puntualmente per codice fiscale o per cognome. Posso selezionare tutti o una parte di questi e dare la conferma. A questo punto il sistema ovviamente non è immediatamente operativa la creazione del gruppo. Che cosa fa? Mi visualizza una pagina di recap in cui mi illustra esattamente tutte le selezioni che ho operato e mi dà la possibilità anche di poter eliminare eventuali selezioni compiute in maniera errata. A questo punto possiamo dare l'ok, ma il sistema che cosa fa? Mano a mano quindi che scorre le selezioni, se verifica che effettivamente noi abbiamo selezionato un dipendente che già appartiene ad un altro gruppo, mi chiede che come voglio operare, ovvero mi chiede vogliamo lasciare il discente nel gruppo a cui già apparteneva oppure vogliamo spostarlo e quindi in base all'ok o KO che diamo ovviamente farà un'azione piuttosto che l'altra. La seconda modalità è tramite il caricamento. Diciamo che come meccanismo è identico al caricamento massivo dei discenti, ovvero per aiuto dobbiamo scaricare un file che è appunto un template Excel. Che cosa contiene? Però questa volta invece è un template, è un Excel già popolato. Mi elenca tutte le persone che ancora non sono state assegnate ad un gruppo. Mi dà il codice fiscale, nome e cognome. L'amministratore quindi che cosa deve fare? Deve eliminare i record delle persone che non siamo interessati inserire all'interno di quel gruppo. Quindi lasciamo solo quelli che effettivamente dovranno confluire nel gruppo. Salviamo il file e di nuovo lo carichiamo a sistema. Anche questa è una procedura sincrona, quindi per poter verificare che tutto se è andato correttamente, oltre alla visualizzazione nella pagina dei gruppi del box corrispondente del nuovo gruppo creato, abbiamo questa pagina che mi elenca tutti gli inserimenti con a corredo eventuali errori parlanti che mi aiutano alla risoluzione dei problemi. Veniamo alla terza funzionalità, che è quella della gestione e formazione, diciamo che è un po' il core business dell'amministratore. In questo caso la pagina ha due tab.
come abbiamo visto anche per il caricamento passivo. Però invece qui che cosa trattiamo? Qui abbiamo due diverse visualizzazioni, una è focalizzata sui discenti, l'altra effettivamente sulle assegnazioni. Che vuol dire che siamo focalizzati sui discenti? Vogliamo vedere, quindi per ogni persona, il dettaglio di quello che sta facendo, ovvero se noi esplodiamo il record corrispondente ad ogni persona, vediamo quanti sono i percorsi totali che sono stati assegnati alla persona, quindi quanti effettivamente deve svolgere la persona, e di questi diamo dettaglio di quanti ne ha iniziati, quanti ne ha conclusi, ovvero ha raggiunto il livello massimo consentito per quel tipo di ambito, oppure scaduti, quindi quelli effettivamente non ha concluso, ma ormai sono chiusi perché ha superato la data di scadenza, chiamiamola così. L'altro tab, invece, quello delle assegnazioni, che ovviamente elenca tutte quante le assegnazioni sono state fatte dagli amministratori. Al momento non c'è nulla perché? Perché l'unico ambito che è possibile, di cui è possibile fruire è competenze digitali per la PA, che però sono assegnate d'ufficio, quindi tutte le nuove persone censite devono necessariamente svolgere questo percorso. Più avanti, come ha già accennato il direttore, ci saranno altri ambiti, che invece sarà per cui saranno delegati gli amministratori per l'assegnazione, quindi saranno loro a doverli effettivamente assegnare o ai discenti o ai gruppi, e qui saranno elencati tutte quante le assegnazioni con la data di assegnazione, e anche in questo caso potrete non soltanto vederne il dettaglio, ma vedere, ma anche poter operare, quindi effettivamente fare una modifica, banalmente estendere il periodo di formazione. Possiamo vedere a chi lo abbiamo assegnato, se a gruppi o a discenti. Quindi effettivamente gestire le assegnazioni che già abbiamo effettuato. Come avviene una nuova assegnazione? Allora, sicuramente anche qui, ogni cosa, diciamo, ogni azione che si trova a fare l'amministratore prevede una guida, quindi c'è un wizard che accompagna nel completamento dell'azione nel modo più corretto possibile. Qui il wizard cosa prevede? La prima fase sicuramente è quella di scegliere l'ambito e le competenze, quindi qual è, diciamo, l'area tematica che vogliamo assegnare come formazione ai nostri discenti. Il secondo step, invece, riguarda proprio dettagli, diciamo così, tecnici della formazione, banalmente potrebbe essere la tempistica, quindi il periodo entro cui completare la formazione, la data entro cui effettuare il test di assessment se previsto dall'ambito, oppure ecco anche dettagliare a chi vogliamo assegnare la formazione, se a tutti i discenti, a gruppi o una parte di essi. Quarta funzionalità è quella del monitoraggio. Quindi, una volta che siamo stati operativi, abbiamo inserito utenti, creato gruppi, assegnato formazione, possiamo controllare l'andamento. La premessa da fare al monitoraggio è che attualmente sono presenti delle infografiche che non sono però real time, sono dati aggregati, quindi non puntuali, ma aggregati e quindi anonimizzati, che vi danno un'idea globale, quindi dell'andamento di tutti quanti i discenti, che si riferiscono al giorno precedente. Quindi non sono al momento. Tuttavia, potete richiedere tramite l'help desk, ricordate accedendo al menu come funziona, FAQ e andando in basso, potete scrivere all'assistenza per poter richiedere la generazione del report puntuale. Vi produrremo un Excel che discente per discente vi dà effettivamente la fotografia di tutto quello che ha fatto al momento, quindi i livelli conseguiti nei test di assessment, eventualmente i corsi che ha eseguito e anche i test di verifica se conseguiti con successo. Cosa prevede il monitoraggio? Ha due tab. Questi due tab riflettono esattamente quello che abbiamo visto nella pagina della formazione, sono i discenti e le assegnazioni. Per i discenti noi diamo informazioni a livello di partecipazione, quindi effettivamente per avere un po' il quadro della situazione di quante persone sono effettivamente registrate o no, quindi hanno fatto l'accesso in piattaforma oppure sono dormienti, quindi effettivamente non hanno fatto ancora nulla all'interno della piattaforma. E per questi esplodiamo i dettagli come il genere, l'età e il titolo di studio. Cosa c'è invece nel tab delle assegnazioni? Qui ovviamente ci focalizziamo più sulla formazione. La prima infografica riguarda dare un cruscotto immediato all'amministratore rispetto a quanti percorsi un discente può fare, quindi quanti sono messi a disposizione sulla piattaforma e quanti ne ha assegnati. Quindi già qui diamo indicazioni più operative all'amministratore.
Lo stesso per i corsi. In basso invece noi esplodiamo rispetto alle quindi, competenze che abbiamo assegnato, esplodiamo effettivamente l'andamento, quindi diamo dei dati sia numerici che in percentuale rispetto al numero di percorsi che i discenti hanno avviato, hanno concluso oppure sono scaduti, ovviamente il totale rispetto ai registrati, sia per i percorsi che per i corsi. Invece il pannello che riguarda i livelli. Diamo informazioni numeriche rispetto a per ogni competenza quante persone hanno conseguito quel dato livello ai test di assessment e quante persone sono riuscite ad arrivare al livello massimo sempre per ogni competenza. Questo chiude tutte le funzionalità dell'amministratore. Veniamo adesso al discente. Ribadisco che un amministratore, se inserito anche all'interno del tab discenti, può fruire delle funzionalità che adesso vediamo insieme e quindi del proprio percorso formativo. Cosa vede? Qual è l'home page del discente dopo che ha effettuato la login? Ovviamente è una pagina che ha impatto visivo immediatamente, deve dare cognizione di tutte quelle che sono le attività che ancora deve svolgere, quindi che quelle ancora non ha avviato. Queste si intende sia per corsi magari che sono stati già assegnati nel passato e che non abbiamo ancora iniziato, oppure le nuove assegnazioni. Quindi nel momento in cui l'amministratore assegna nuove formazioni, il discente immediatamente lo vede perché compariranno delle card, quelle che vedete in viola, e diciamo ogni card avrà un colore diverso in base all'ambito, e quindi sa immediatamente quali sono i percorsi che deve avviare. Questa home, quindi, oltre a dare il focus su quello che ancora devo iniziare, ovviamente mi dà gli shortcut, quindi i punti di ingresso per poter accedere alla pagina che mi consente di riprendere quello che ho già avviato e quindi di proseguire i miei percorsi formativi. Mi riferisco al link La tua formazione che vedete sia posto a metà pagina, al numero 1, sia nel menu, quindi diciamo che l'utente ha due punti dove poter scegliere per poter accedere al proprio percorso avviato. Può vedere il catalogo dei corsi, che si intende tutta l'offerta formativa messa a disposizione. Può vederla? Sì, ma soltanto a livello divulgativo, non ne può fruire perché il syllabus non è una piattaforma di libera fruizione, ovvero non è lasciata così al libero arbitrio del dipendente, ma è un percorso estremamente guidato ed è elaborato ad hoc dal sistema in modo tale da colmare il gap formativo del dipendente, quindi posso vedere tutti i corsi, sì, ma non li posso seguire tutti, devo aspettare ovviamente in base alle condizioni che si devono verificare. In basso invece abbiamo tutto il passato, quindi effettivamente tutti i percorsi che io ho concluso, quindi che effettivamente per cui ho raggiunto il livello massimo consentito, oppure sono scaduti, effettivamente sono quei percorsi che non ho chiuso entro la data di scadenza che era stata prefissata dall'assegnazione. Andiamo quindi al vero core del discente che abbiamo detto è la pagina tua formazione. In questa pagina, come potete vedere, ha diciamo così tre silos, chiamiamoli contenitori. Il primo è focalizzato sui corsi e percorsi, li vedete le voci che trovate in alto a sinistra della pagina. Quindi corsi e percorsi che mi elenca tutti i percorsi e i corsi che devo svolgere, che devo ancora avviare. Poi ci concentriamo sul secondo tab che è lo storico formazione, che è esattamente come ho detto qualche istante fa, mi permette di accedere a tutto il mio passato, quindi a tutto quello che ho concluso o ho fatto scadere, che comunque adesso vi spiegherò nel dettaglio, e poi alla tab dei Digital Badge, quindi sono tutti quelli che corrispondono ai miei successi, quindi ai livelli che io ho conseguito. Non confondeteli con la frequenza del corso, sono cose diverse che comunque adesso vediamo in breve. Torniamo al primo tab, al primo silos, corsi e percorsi, quindi qui innanzitutto c'è una dashboard numerica. Effettivamente l'utente sa subito, ok, quanti percorsi mi sono stati assegnati, di questi quanti ne ho iniziati, ne devo iniziare e ne ho conclusi, in modo tale che capisce come deve muoversi e con i tempi messi a disposizione. Immediatamente in basso proponiamo tutti i percorsi, tutte le card che ho iniziato ma non ancora concluso, quindi che devo proseguire. In basso poi ci saranno quelle da iniziare e parimenti per i corsi. Veniamo al secondo silos della pagina La tua formazione, lo storico formazione. Quindi, se ho appena abbandonato il tab, cosa devo ancora fare?
Veniamo al tab che cosa ho fatto. Quindi effettivamente qui noi riepiloghiamo tutti i percorsi che il discente ha concluso. Ripeto che vuol dire che un percorso è concluso, che ha conseguito il livello massimo consentito per quella data competenza. Il discente, tra l'altro, può entrare nel dettaglio e può ripercorrere tutte le tappe che ha seguito, tutti i test di assessment, tutti i corsi fatti con la possibilità di poterli rivedere e anche i test quindi di verifica con e ovviamente i digital badge che sono stati rilasciati. Oltre a questi abbiamo anche i percorsi scaduti. Ovviamente questo non è possibile più riprendere perché abbiamo superato la data di scadenza che era stata assegnata. L'altro invece silos è quello dei badge. Come è stato detto prima di me, attualmente che cosa abbiamo in questa pagina? L'elenco dei digital badge. Quindi per ogni percorso che noi abbiamo diciamo, conseguito con successo, che vuol dire ogni volta che io ho fatto una crescita di livello per quella data competenza, mi viene rilasciato un digital badge. Quindi che vuol dire che ho seguito un corso, ho eseguito un test di verifica in maniera positiva e per questo mi è stato rilasciato un digital badge. Non è il report di partecipazione al corso. Per poter avere digital badge, io devo eseguire con successo un test post-formazione. Oltre quindi a questi test post-formazione, i digital badge sono quelli che vengono rilasciati anche quando chiudiamo un test di assessment. Quindi sono effettivamente attestati, ricordiamolo che sono output di test o assessment o di verifica, ma non certamente dei corsi. A breve rilasceremo invece gli open badge. Gli open badge sono degli attestati che rispettano un formato internazionale, quindi vuol dire che sono degli attestati che saranno riconosciuti in tutto il mondo, che hanno al proprio interno dei dati che spiegano in maniera diffusa come abbiamo conseguito quel badge, quali sono le competenze che ho e il livello che ho conseguito. E questo è riconoscibile a livello internazionale. Il digital badge no, è semplicemente un attestato attualmente digitale che abbiamo all'interno della piattaforma, quindi ha valenza in questo momento soltanto all'interno della piattaforma Syllabus. Non c'è bisogno di scaricare Digital Badge. Perché? Perché, come ho detto nella sezione del monitoraggio dell'amministratore, lui, questo amministratore, in qualsiasi momento può richiedere il report puntuale e quindi sa esattamente che cosa ha fatto il singolo discente, ovvero quali sono tutti i Digital Badge che ha acquisito, quindi non c'è necessità di poterli scaricare e divulgare. Di ogni digital badge, però, posso vedere ovviamente il dettaglio che mi dice la competenza, quando l'ho conseguito e il livello. Una volta quindi che abbiamo visto le pagine, okay, di navigazione, di funzionalità del discente, veniamo effettivamente a come avviene il percorso formativo, completamente come si svolge. Allora, alcuni ambiti, come ad esempio quello di competenze, prevedono l'esecuzione dei test iniziali, ovvero è un test che serve per poter determinare quali sono proprio i miei livelli di padronanza con cui inizio il mio percorso formativo. In base a questo, poi il sistema elaborerà progressivamente il percorso più adatto a colmare il mio gap formativo. Quindi, come avviene? Il discente deve selezionare una card, ricordate le card colorate, quindi corrisponde a una competenza, a un percorso che devo eseguire, sia nella pagina home che nella pagina della tua formazione, quindi può scegliere dove. Seleziona la card e se è la prima volta quindi che noi affrontiamo questa competenza e c'è la presenza di un test iniziale, il sistema non mi consente di fare altro se non il test, quindi mi presenta immediatamente la pagina del test iniziale. Mi dà certamente delle informazioni necessarie, quindi capire il tempo che abbiamo a disposizione per ogni domanda, quante domande avremo e il numero di tentativi massimi che concediamo. Quindi una volta chiusi il numero di tentativi, ovviamente il test, la fase del test di assessment per quella competenza è chiuso. Se vogliamo, inoltre, c'è un pulsante che vi fa atterrare su una pagina di dettaglio che mi spiega in maniera molto più diffusa e dettagliata il test, quindi le tipologie di domande che posso trovare e altre che cosa posso fare durante l'esecuzione di un test, che adesso comunque vedremo insieme. Posso inoltre anche fare una test di prova, una demo, quindi prima di affrontare il test reale posso un attimo prendere le misure e quindi capire facendo una prova, che ovviamente non è il test reale, ma una prova. Quando sono convinta, poi posso ovviamente partire e quindi dare inizio al test.
In questa fase, in questa sezione posso anche modificare l'accessibilità. Ricordate il flag che abbiamo visto nella pagina di profilo? Anche in questa pagina il sistema mi ricorda che posso usufruire di questa maggiorazione, ma ovviamente ricorda soltanto per chi davvero. Qualcuno sta muovendo le slide. Posso beneficiarne soltanto se ci sono appunto delle certificazioni mediche ad hoc. Quindi il test parte, solitamente sono quattro tipologie di domanda: risposta singola, multipla, di ordinamento e di associazione. In ogni momento so il timer, quindi mi visualizza il tempo che scorre, così quindi posso regolarmi. Con le tempistiche per poter rispondere, c'è cioè l'opzione non so rispondere. Se scade il timer quando sto rispondendo alla domanda, che cosa accade? Il sistema mi avvisa, visualizza una pop-up in cui mi avvisa che purtroppo il tempo a disposizione per quella domanda è esaurita e mi obbliga ovviamente a passare al tempo successivo. Che cosa posso fare ancora? Posso anche abbandonare un test, mi rendo conto che ad esempio è troppo complesso per il mio livello, decido di chiuderla qui. Quindi comparirà, cliccando sul pulsante in alto abbandona, comparirà questa pop-up che mi visualizza una serie di informazioni, quindi mi avvisa che innanzitutto questa prova verrà valutata dal sistema, quindi tutte le risposte che ho dato fino a quel momento saranno valutate in base alla correttezza o meno delle risposte. Dopodiché invece le successive verranno conteggiate come errate, quindi è un tentativo a tutti gli effetti che andrà a decurtare quindi dal totale messo a disposizione e sarà una prova che mi attribuirà un livello. Quando invece mi accingo alla conclusione, quindi effettivamente ho finito le domande, posso inviare il test. A questo punto, quando ci siamo di fronte a un test iniziale, il sistema mi avvisa immediatamente se ho conseguito il livello base oppure no, che vuol dire che ho risposto correttamente almeno il 60% delle domande previste. Quindi a questo punto, se sono stata brava e ho superato questa soglia, il sistema mi fa una sorta di challenge, ovvero mi dice che se vogliamo procedere, quindi se vogliamo andare avanti per sfidare quindi il nuovo livello, quindi quello successivo, effettuare il test sulle domande del livello successivo, oppure se vogliamo riprenderlo in un altro momento. Quando poi invece abbiamo la possibilità, invece decidiamo di chiuderla qui, quindi effettivamente di riconoscere che il livello che ci è stato attribuito è quello più corretto, possiamo procedere con l'accettazione del livello. Quindi cliccando sul pulsante accetta il livello, stiamo chiudendo definitivamente la fase di test di assessment per quella competenza. Quindi o cliccando questo pulsante accetta il livello, oppure esaurendo il numero di tentativi, si chiude in ogni caso la fase di test di assessment, mi viene generato il Digital Badge per il livello che ho conseguito e da questo momento in poi parte il percorso iterativo di formazione e di verifica. Com'è la formazione? Che cosa vuol dire fare un corso? La selezione è come il test, quindi seleziono la card della competenza. A questo punto il sistema non mi presenterà più l'esecuzione del test, ma tutti l'elenco dei corsi che posso effettuare, ovvero sono l'elenco di tutti i corsi messi. C'è qualcuno che muove la presentazione? Allora, quindi abbiamo detto che sono i corsi, quindi elenchiamo tutti i fornitori che sono. La possibilità appunto di poterne frequentare soltanto uno, il dipendente deve soltanto frequentarne uno a scelta, non tutti, deve ovviamente completarlo in modo da poter andare avanti. All'interno di questa pagina, quindi, il discente sa sempre dove si trova perché a fianco a destra noi riportiamo le tappe, quindi che cosa ha fatto, che cosa sto facendo e che cosa ancora mi manca per completare il mio percorso formativo. In alto, vedete, ci sono tre tab, quindi oltre a dare le attività che devo fare, ci sono anche i dettagli che mi dicono quali sono i target di queste competenze, quindi quali sono poi le conoscenze che io dovrò acquisire con questi corsi, e anche la possibilità di poter accedere a tutti i test. Quindi è una pagina che mi elenca tutti i test iniziali e di verifica che ho fatto con il dettaglio delle risposte errate, non quali risposte errate, ma il numero di risposte corrette che ho dato, in modo tale che posso capire se ho superato o meno la soglia prevista per il superamento del livello. Il corso quindi come si presenta? Clicco sul accedi al corso, c'è una pagina che la prima area prevede i moduli obbligatori, quindi siamo costretti a fruirli integralmente per poter far chiudere il corso. In basso troviamo tutto il materiale integrativo che è facoltativo ed è di approfondimento, ma che non contribuisce ovviamente al completamento del corso.
Quando abbiamo chiuso il corso, possiamo accedere al suo test di verifica, quindi è un test circoscritto solo a quella competenza, a solo quel livello. A livello metodologico è esattamente identico a quello che abbiamo visto per il test di assessment, però in questo caso non c'è la challenge, quindi quando effettivamente abbiamo superato la soglia del 60%, non è che ci viene chiesto di sfidarci e quindi di provare a rispondere a domande successive, ma se fermiamo a quella competenza e se superiamo la soglia prevista, quindi il 60%, ci verrà rilasciato il digital badge. Se invece falliamo, abbiamo tre tentativi a disposizione. Nel momento in cui li falliamo tutti e tre, il sistema cosa fa? Blocca, interdice la possibilità di fare ulteriormente test, ma ci costringe a rifrequentare il corso integralmente. Quindi dobbiamo seguirlo di nuovo e chiuderlo in maniera integrale. Una volta fatto questo, ci verranno riabilitati tre tentativi e questo per un numero indefinito di volte. E questo chiude, diciamo, la carrellata delle funzionalità per il discente. A questo punto possiamo dare il via alle domande che immagino siano numerose. Allora, se volete inizio un secondo io, penso che ci siano, non lo so, 150-200 domande, questo è ovviamente positivo perché stiamo tutti impegnati per rendere comprensibile innanzitutto questa operazione formazione, ecco la chiamerei operazione formazione. Ora, io vorrei dare alcune risposte puntuali di carattere generale a delle questioni più di tipo organizzativo, poi lascio la parola ovviamente ad Anna Lucia e Elisa che intanto stanno spulciando tutte le domande. Allora, in termini generali, negli ultimi commenti alcuni colleghi dicevano, ci potete ripetere quindi quali sono gli obiettivi e i risultati attesi? Riepilogando. Ai sensi della direttiva del Ministro, per la pubblica amministrazione del 23 marzo 2023, entro il 30 giugno tutte le amministrazioni pubbliche che non l'abbiano già fatto aderiscono a Syllabus e individuano almeno il 30% dei dipendenti da formare. Entro il 31 dicembre questi dipendenti, avviano l'attività formativa e noi ci aspettiamo che conseguano gli obiettivi formativi individuali assegnati, cioè che migliorino le loro competenze su almeno 8 delle 11 competenze del modello di competenze digitali. Questo significa che a valle dell'assessment ciascuno di noi sarà classificato in base alle sue conoscenze e quindi risulterà non averne nessuno livello di conoscenza base o intermedio. All'esito della formazione ci aspettiamo che questo livello aumenti. Questa è la condizione, peraltro, per cui noi possiamo rendicontare questi numeri sul piano nazionale di ripresa e resilienza. Seconda considerazione, quanta formazione deve fare un dipendente? Ne deve fare almeno 24 ore, questo è l'indicazione ed è l'auspicio del ministro. 24 ore non è un dato medio, è un dato pro capite, è un obiettivo, diciamo, che per tanti colleghi è già raggiunto, per tanti altri è una chimera, perché noi vediamo che partiamo da appena mezza giornata di formazione. Questo target delle 24 ore si può raggiungere con tutti gli strumenti formativi, anche con la piattaforma Syllabus, perché, ripeto, noi metteremo in pista da marzo, oltre a tutto il corso sulle competenze digitali, che da solo tra assessment, test, frequenza dei corsi e test post-formazione equivale a 3 giornate di formazione se uno parte da nessun livello di competenza e arriva ad avanzato. Metteremo a disposizione una giornata di formazione sulle competenze, l'equivalente, scusate, una giornata di formazione sulle competenze per la transizione ecologica, 32 ore giornate di formazione sulle novità del codice dei contratti e così via. Quindi le 24 ore si possono raggiungere sulla piattaforma, ma anche partecipando a iniziative di altri soggetti formatori. Sicuramente, come diceva una collega, la formazione della SNA, come dicevo l'altro giorno, per il mondo degli enti locali, la formazione dell'ANCI, dell'IFEL o di altri soggetti. Stiamo lavorando ad agevolare le amministrazioni pubbliche a raccapezzarci in questo contatore di carattere generale, perché laddove il fornitore sono
laddove i fornitori sono più di uno, tenere un contatore di tutta la formazione è una cosa complessa. È chiaro che con gli enti con cui lavoriamo stabilmente, il Formez, la Scuola Nazionale dell'Amministrazione e l'ANCI, ad esempio, questo contatore, diciamo, sarà più facile realizzarlo. Terza considerazione, chi sono i destinatari della formazione? Sono i dipendenti pubblici, sono tutti i dipendenti pubblici a tempo determinato o a tempo indeterminato. Non possiamo considerare, anche se la piattaforma li può formare in questa fase, i dipendenti di società partecipate, enti in-house e così via. Quindi i contrattisti, com'era i contrattisti ALES, mi pare, dell'enti in-house del Ministero dei Beni Culturali. Non possono essere in questa fase formati. Alcune vostre considerazioni evidenziano delle cose che non siamo stati capaci di veicolare in maniera chiara o probabilmente anche dei piccoli malfunzionamenti, ma per noi questa interazione è molto utile perché è una fonte, diciamo, di informazione per un progressivo affinamento della piattaforma e per la risoluzione di alcune questioni. L'assegnazione dei corsi avviene da parte dell'amministrazione, non ci sono corsi assegnabili adesso perché li stiamo caricando. Una volta che l'utente è diventato utente della piattaforma, questo avrà libertà di scorrazzare all'interno della piattaforma facendo tutti i corsi che ritiene. Non abbiamo previsto in questa fase un tempo tassativo per lo svolgimento dei corsi. Voi ci chiedevate, vabbè, ma quando scadono i corsi, che succede se un dipendente non completa il suo percorso? Ecco, noi auspichiamo che i dipendenti completino il loro percorso, non perché è obbligatorio, ma perché è un'opportunità di formazione. Starà all'amministrazione progressivamente fissare dei tempi. Noi l'abbiamo fissato adesso con una manica larga in 6 mesi, quindi i dipendenti registrati in piattaforma completano le attività formative in 6 mesi. Ciò non impedisce che ci siano dei tempi anche assegnati in maniera più stringente. Un'ultima considerazione tra le tante che si possono fare, ma non voglio rubare spazio ad Elisa e Anna Lucia. Dobbiamo sicuramente chiarire meglio la storia dei digital badge e degli open badge. Certo che sono valorizzabili ai fini del fascicolo del personale, sono fatti apposta, cioè sono fatti per promuovere, per certificare i risultati della formazione. E quindi alle colleghe che dicevano, vabbè, ma non è un incentivo se io non mi posso scaricare l'open badge, no, l'open badge è fatto apposta per essere valorizzato. È una novità che rilasceremo in produzione, credo, la prossima settimana. Il nostro obiettivo è, tra i tanti, diciamo anche questo, di digitalizzare i fascicoli formativi dei dipendenti pubblici in modo che contengano oggetti certificati. E anche per questo motivo che, come dicevamo l'altro giorno, noi non ignoriamo il fatto che i corsi di formazione, per esempio, sulle competenze digitali, e finisco, siano stati fatti da amministrazioni con altri fornitori. È importante però che anche questi soggetti formati passino attraverso il syllabus, perché il syllabus certifica, tra virgolette, il livello di competenze. Quindi, se la formazione è stata ottima, quella erogata dai vostri fornitori, e se è stata syllabus compliant, i dipendenti che fanno un assessment avranno delle competenze avanzate certificate e tutti vissero felici e contenti. Io per il momento mi fermo e do la parola ad Elisa o Anna Laura. Sì, ok. Allora inizio io collegandomi al discorso degli open badge, perché ho visto anche delle domande inerenti chi ha già conseguito i digital badge, che si preoccupa di cosa succederà ai digital badge una volta che sarà in campo la nuova funzionalità degli open badge. Quindi avrete capito appunto che gli open badge assumono una valenza importante, verranno rilasciati per livelli di tipo avanzato. Per chi ha conseguito, per chi oggi entra in piattaforma e ha il digital badge, nessun problema, nessuna preoccupazione, faremo in modo di trasformarli in open badge, laddove appunto si tratti di livello avanzato. Per quelli che invece a regime si iscriveranno in piattaforma successivamente all'entrata, diciamo, online di questa nuova funzionalità, invece in automatico al raggiungimento del livello più alto
Quindi a livello avanzato vedranno direttamente il proprio open page. Tutte le informazioni cercheremo di chiarirle il più possibile attraverso anche la sezione news che è presente sul portale. C'era chi diceva ci informate se ci saranno nuovi contenuti? Assolutamente sì. Lo faremo attraverso del mailing diretto, lo faremo attraverso le news, il portale. Vi chiediamo di rimanere aggiornati, appunto, ogni tanto andate a sbirciare laddove ci sono delle novità, cercheremo di tenervi aggiornati. Sì, open badge per ogni competenza specifica in cui si raggiunge il livello avanzato, lo ripeto, sì. Per quanto riguarda i nuovi ambiti, dovete rimanere aggiornati. Sarà nostra cura darvi aggiornamenti e informazioni prima possibile. Allora, invece, rispetto all'onboarding delle nuove amministrazioni, quindi ai temi che vi avevo spiegato all'inizio di questo webinar, c'è chi chiede come fare a cambiare l'anagrafica del rappresentante legale. Allora, vi do qualche informazione operativa, l'ha già anticipato la collega Anna Lucia, però provo a ripetere. Per tutte le anomalie o segnalazioni puntuali per richiesta di dati, bisogna utilizzare le funzionalità di help desk. Se richiedete dei dati, come vi dicevo ieri, diciamo, necessario che siate già loggati al sistema, perché noi non possiamo rilasciare dati a un utente generico. Quindi, per scrivere l'assistenza bisogna andare nella pagina delle FAQ, date una sbirciatina alle FAQ, magari riuscite già a trovare la vostra risposta. Se non trovate la risposta, in fondo alla pagina delle FAQ, cliccate sul pulsante Scrivi l'assistenza, ci date i dettagli di ciò che è la vostra anomalia. E vi daremo riscontro. Per quello che riguarda invece il cambio del rappresentante legale, nelle more dell'istituzione di una funzionalità online che vi semplifichi la vita, dovete necessariamente utilizzare la PEC. Quindi PEC, che vi ho anticipato, ecco, ve lo vedo scritto in chat, che ci dice effettivamente qual è il problema, quindi quali sono i nuovi dati del rappresentante legale, e faremo questa operazione di sostituzione. Invece, per tutto quello che riguarda i manuali operativi, i tutorial, c'è chi dice: ma io sono entrato in piattaforma, non li vedo ancora, lo vedrete presto. Sarete anche in questo caso informati dell'avvenuto, diciamo, caricamento di questi materiali sulla piattaforma. Speriamo che anche questa sia una funzionalità che andrà online entro i primi giorni di maggio, ce ne siamo quasi sicuri. E li avrete a disposizione, così come vi ha illustrato la collega Gambaro. Poi vedo scritto diciamo, dei temi che sono abbastanza ricorrenti, anche ieri ne abbiamo parlato, quindi il concetto di usabilità e accessibilità. Abbiamo cercato in tutti i modi di venire incontro in maniera inclusiva diciamo, all'utilizzo delle funzionalità di sistema. Stiamo facendo dei test di usabilità, alcuni li abbiamo già realizzati con persone che avevano appunto hanno disabilità. Abbiamo verificato che la maggior parte dei lettori nei casi di disabilità sono compatibili. Abbiamo riscontrato, ma come è normale che sia nella realizzazione della piattaforma, qualche imprecisione la stiamo correggendo. In ogni caso, siete, diciamo, i benvenuti nel segnalarci eventuali motivi ostativi o magari altre difficoltà. Come lo potete fare? Attraverso l'help desk. E quindi, diciamo, scrivi all'assistenza in fondo alla pagina delle FAQ. Poi ci sono tutta una serie di temi sul caricamento di licenti, questi rilascio ad Anna Lucia. Poi chiedono: è possibile registrarsi su Syllabus come discente in maniera autonoma? No, l'abbiamo chiarito ieri. L'adesione a Syllabus va fatta, diciamo, da parte dell'amministrazione, è un modello amministrazione centrico, come spesso sentirete dire anche ai colleghi, quindi è l'amministrazione che si impegna nell'adesione al Syllabus, è l'amministrazione che diciamo, dichiara, censisce i responsabili, quindi l'amministratore della formazione che ha in carico un set di discenti e che li aiuta all'interno della piattaforma. Mi è piaciuto tanto l'intervento di uno di voi che dice: ma allora il rappresentante legale è un focal point per l'attività? Direi di sì, però se volete il mio parere, il vero focal point in realtà è l'amministratore dell'amministrazione, perché ha la vera responsabilità, diciamo, di censimento degli utenti, dei discenti, quindi li segue, li può monitorare, in qualche modo diciamo, ha anche un compito di farli sentire
a proprio agio e magari di sciogliere anche qualche dubbio. Quindi secondo me il vero focal point è l'amministratore dell'amministrazione. Il ruolo del rappresentante legale e del discente è sicuramente un ruolo importante, soprattutto nella fase di adesione. Poi c'è chi dice che in caso di richiesta di maggiorazione dei tempi sono gli amministratori che devono verificare la sussistenza dei requisiti. Sì, il sistema non prevede l'acquisizione dei certificati, ma ovviamente chi fa questo tipo di attività, quindi chi dichiara di essere in quelle condizioni, lo fa con una propria autocertificazione che sarà ovviamente memorizzata sul sistema, quindi non potrà essere in qualche modo, in qualsiasi momento, riscontrata da parte degli amministratori o da parte di chi appunto gestisce la piattaforma. Non mi viene in mente altro se non rassicurare tutti quelli che hanno già fatto il censimento dell'amministrazione nella precedente, diciamo, piattaforma, per chi ha avuto modo di conoscere, come pensi GDPR PA. Ecco, questi utenti, se accedono oggi alla nuova piattaforma Syllabus, ritroveranno tutti i dati. Se non fosse così, vi chiediamo di utilizzare l'helpdesk e di darci, diciamo, insomma, darci maggiori dettagli. Si possono registrare amministratori in un secondo momento? Assolutamente sì, questo è stato, diciamo, illustrato da Anna Lucia. Esiste un amministratore, può a sua volta registrare altri amministratori, può anche correggere le anagrafiche. Abbiamo visto appunto che grazie al censimento massivo è possibile eliminare o aggiungere nuovi utenti. Non so se c'è Poi che intervengo io, qualcos'altro. Sì, Elena. se vuoi sì, non mi sembra Ok. di... mi sembra di aver risposto a quasi Sì. tutto. Sì, no, infatti molto rapidamente perché vedo che manca davvero un minuto, quindi cerco di essere sintetica. Sicuramente allora, per tutti gli utenti di competenze che ho letto che non ritrovano esattamente congruenti dati, ovviamente segnalatecelo, quindi aprite un ticket in modo tale che possiamo fare tutte le verifiche e ripristinare ovviamente in caso di errore assolutamente. Molte domande sul caricamento massivo, quindi sull'inserimento dei dipendenti, magari ecco, do veramente qualche focus importante. Questo state molto attenti perché a quello che compilate, ho letto che qualcuno dice nonostante ho inserito un collega non riesce ad entrare. È possibile che il codice fiscale che avete censito è errato. Per questo motivo, quando poi provo a fare la login con Speed, ovviamente non riesce a entrare. Su questo punto stiamo lavorando in modo tale da mettere un controllo già a livello del caricamento che assicurerà che i dati che state inserendo sono puntuali, quindi sono reali, è un servizio collegato all'Agenzia delle Entrate in modo tale che siamo sicuri che i dati sono puntuali e precisi e quindi i colleghi poi non avranno problemi a poter accedere in piattaforma. Ribadisco il concetto della mobilità perché ho visto che ha suscitato interesse. Esattamente, abbiamo snellito rispetto alla procedura di competenze della vecchia piattaforma. Quando un collega quindi passa da un'amministrazione ad un'altra, va bene anche soltanto fare un'azione delle due, cioè o lo disabilitiamo da quella di partenza, oppure sarà l'amministrazione di destinazione che lo caricherà. In quel caso, in automatico, questo dipendente passerà nella nuova amministrazione. Quindi non è obbligatorio disabilitarlo. Lo possiamo fare, sì, è un'opzione, ma non è necessario nel momento in cui, ad esempio, c'è il caso della mobilità. Lo stesso per i gruppi, effettivamente sì, quando diamo l'ok al sistema per far passare un dipendente da un gruppo ad un altro, ricordate il caricamento da anagrafica, effettivamente sì, cioè stiamo dicendo ad un utente di passarlo da un gruppo A ad un gruppo B, però ricordo che comunque preserviamo lo storico del discente, cioè tutto quello che comunque ha fatto, tutte le assegnazioni, passano con lui, quindi non perdiamo assolutamente alcun tipo di dato. Speriamo presto di poter raggiungere, di riportare più che altro, ripristinare anche il caricamento singolo, quindi fare un inserimento puntuale del singolo discente. Per il monitoraggio, assolutamente, averlo automatico è ovvio che è necessario, assolutamente sì. Stiamo lavorando ovviamente per renderlo automatico, quindi nella sezione del monitoraggio speriamo ecco, a brevissimo di poter inserire anche questa funzionalità in modo tale, anzi, che potrete anche filtrarlo temporalmente ed avere la fotografia esattamente nell'intervallo di vostro interesse. E poi riguardo appunto, volevo appunto spendere l'ultima parola sul fatto dell'assegnazione attuale.
L'unico ambito che c'è è competenze. Come ho detto, è un ambito assegnato d'ufficio da parte del Dipartimento senza tempistiche. Quindi effettivamente a meno di, ecco, vostri controlli interni per essere compliant alla direttiva, la piattaforma non esercita alcun tipo di controllo. Cosa diversa sarà eventualmente con le assegnazioni che dovrete dare voi. Quindi ci saranno alcune assegnazioni che richiederanno agli amministratori di inserire l'arco temporale entro cui farlo. E in quel caso sì, la piattaforma chiuderà i corsi nel momento in cui appunto si supererà la data di scadenza. Però adesso, quindi, l'amministratore non ha assegnazioni da fare, va bene così, perché i nuovi discenti vedranno obbligatoriamente assegnati quelli di competenza, quindi le 11 competenze, che ricordo non sono competenze informatiche, sono competenze digitali, quindi che sono, diciamo, l'ABC digitale che deve possedere qualsiasi dipendente della pubblica amministrazione. Non escludiamo che in futuro ci saranno dei corsi specialistici, ma non è questo il caso, quindi non sono competenze informatiche. Poi che altro? Credo che non so se, ecco, sono 33, quindi non so se vogliamo chiudere, tanto alimenteremo le FAQ in ogni caso con tutte le domande. Una battuta al volo finale, perché c'è più di un utente ha posto la domanda delle 100 pistole, alla quale non abbiamo risposto. E cioè, si può sapere quali sono le domande sbagliate? No, al momento non si può sapere per una scelta, diciamo, consapevole che abbiamo fatto. Tesaurizzeremo queste vostre indicazioni anche per fare delle scelte alternative, ma no, in effetti, al momento non c'è la correzione dei compiti con l'evidenziazione delle risposte sbagliate. A chi chiedeva peraltro come attuerete il punto 10 del piano strategico riformare la PA con riferimento alla differenziazione dei corsi per target, ecco, lo faremo a partire dai prossimi contenuti formativi perché, come diceva Anna Lucia, il tema delle competenze digitali noi lo riteniamo un requisito trasversale e comune a tutti i dipendenti pubblici, a prescindere dal lavoro che fanno. E questo non penalizza, tra virgolette, gli anziani. Lo dico io con i capelli grigi, una collega diceva, ma chi è meno smart con il PC e fa un ottimo lavoro? Non è, il syllabus non è una modalità di classificazione, non è per dare uno strumento che serve per dare un voto basso a chi non eccelle in competenze digitali, è uno strumento per il miglioramento e il nostro obiettivo non è solo raggiungere l'eccellenza, ma è anche, e direi io soprattutto, far arrivare ad un livello di competenza base chi adesso ce l'ha, zero. E non sono solo, guardate, gli anziani, gli amministrativi, perché abbiamo parlato di tanto, non abbiamo parlato dei risultati che noi stiamo vedendo sugli esiti dell'assessment, che se vogliamo essere ottimisti, diciamo, ci confermano sulla necessità di investire tanto su queste competenze. Sono le 13:35 e vi ringraziamo davvero per i tanti feedback e l'interlocuzione con questo webinar, certo mediata dalle modalità telematiche, però le vostre indicazioni non andranno perdute perché, come diceva Elisa, abbiamo un cantiere, la piattaforma è la prima release di un progetto molto complesso che traguarderà il 2026. Quindi tutte le indicazioni che ci avete dato, anche di accessibilità e di usabilità, non abbiamo affrontato i temi della formazione per alcune categorie fragili, la provincia autonoma di Trento e Bolzano poneva il tema del bilinguismo. Insomma, abbiamo tanti investimenti ancora da fare e la piattaforma migliorerà perché sarà uno strumento di opportunità e di inclusione, non certo per escludere chi parla una lingua non parla l'italiano o piuttosto che ha altre difficoltà di apprendimento o cognitive. Grazie a tutti e a tutte, ci vediamo sulla piattaforma Syllabus, adesso controlliamo se siete utenti oppure no, o quanto tempo ci mettete ad entrare nella piattaforma Syllabus, ovviamente sto scherzando. Buon pranzo e grazie a tutti e a tutte, arrivederci.